Buongiorno e grazie soprattutto per essere intervenuti qua alla presentazione di questa manifestazione a cui noi teniamo in maniera particolare per una serie di motivi che ora non starò tutti a ricordare, ma il più importante è dare consapevolezza del valore aggiunto che la Regione Marche ha raggiunto negli anni grazie al lavoro, agli investimenti, i tantissimi nel settore dei vini e delle birre, che però, attenzione, rappresentano anche la carta d'identità di un territorio, perché riescono a mostrare come le biodiversità del nostro territorio possono rappresentare un valore aggiunto. Una regione omogenea dal punto di vista morfologico, ma che all'interno di questa omogeneità dimostra invece tante diverse biodiversità e la capacità di vitigni e anche cantine diverse di elaborare appunto prodotti straordinari. Molto spesso tantissime di queste cantine, di questi prodotti, sia per dimensioni che per territorio, non riescono a conquistare i mercati che meriterebbero, sia a livello nazionale che internazionale, per le difficoltà di natura logistica, ma anche per la grandezza, no, stessa di queste cantine. Però a noi piace promuovere insieme a tutti gli altri soggetti che sono titolati al riguardo, e piace promuovere quello che è il lavoro svolto e anche cercare di innalzare il livello di competitività complessiva. Lo dicevo prima, il vino rappresenta un biglietto da visita per il territorio e a noi piacerebbe tantissimo che partendo da una delle cittadine più rappresentative di tutto il territorio regionale, che è Gabicce, piacerebbe tantissimo riuscire a promuovere per il tramite del vino le nostre biodiversità, la nostra enogastronomia, i nostri ambienti che rappresentano un'eccellenza, perché poi in ognuna di queste etichette c'è una storia, c'è una tradizione, c'è un paesaggio, c'è un altissimo valore che rappresenta appunto non solo, non deve rappresentare un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Sabato, domenica e lunedì ci sarà la prima edizione di questa manifestazione, un'edizione a cui hanno lavorato in tantissimi e poi dopo più di me e l'assessore, il dottor Boschini, potranno raccontare i particolari e svelare anche un po' come si svolgerà e i soggetti che ne saranno protagonisti. Però ecco, a me pare un atto dovuto. Perché dicevo quando stavamo nella fase di elaborazione di questa manifestazione che la nostra regione non ha la capacità, non ha avuto in questi anni mai la capacità di acquisire quella consapevolezza indispensabile per poter fare delle sfide. E credo che questa consapevolezza passi proprio anche per la capacità di conoscerci fisicamente, cioè una valle che incontra l'altra, i prodotti di una valle che incontrano gli altri prodotti, e farlo in maniera aggregata, sinergica. Ecco, credo che nella occasione che abbiamo elaborato della settimana prossima si incontrano tutti questi buoni propositi e si potrà finalmente arrivare a mostrare nel nostro territorio regionale, con tutta la regione e gli organismi ATIM, l'assessorato e tutti gli altri organismi uniti, un potenziale enorme a cui vorremmo finalmente dare ampio spazio. Io ho finito, passerei subito la parola all'assessore Andrea Agostini. Antonino. Antonio. Agostini. Allora, Agostino era un altro assessore all'agricoltura. Noi Allora, pensavamo Andrea Agostini, ex se sindaco. ricordo San Giorgio, no, capito bene. Allora, no, al volo, oltre va bene quello che ha ricordato il presidente, quindi l'importanza anche del vino e della birra come motori trainanti anche del territorio. L'abbiamo visto a Vinital, in modo particolare il vino, quando si parla di qualità, alle marche sono riservate sempre una certa attenzione nei propri prodotti enogastronomici, quindi puntare su dei vini di qualità per raccontare il territorio e per far conoscere il territorio, per valorizzarlo, ormai è diventato, diciamo, quasi un dovere oltre che un piacere. La novità è la birra, perché c'è una grande attenzione intorno alla birra, sia artigianale che quella agricola. Birra artigianale, quella agricola si differenziano per il fatto che
Nella birra agricola prevede proprio una filiera corta, cioè c'è proprio la coltivazione nei campi di tutta la filiera che praticamente porta fino alla trasformazione quindi della birra stessa. Come siamo organizzati? Poi dopo sarà magari il direttore Bruschini a entrare nel merito. Comunque sabato e domenica prossima dalle ore 5 del pomeriggio fino a mezzanotte ci saranno appunto degli stand con 80 produttori di vino e 80 aziende e 10 birrifici artigianali e agricoli. Poi ci saranno delle iniziative al Mississippi, che è questo magnifico luogo, questa rotonda sul mare che veramente penso che è il fiore all'occhiello non solo di Gabicce, che è uno splendido posto, ma veramente della tutta Riviera Adriatica e Marchigiana, siamo contenti che sia nelle Marche, e con un focus importante sul enoturismo. Ci sarà un convegno la domenica, il pomeriggio, dove parleremo di enoturismo. Enoturismo è questa legge che il governo Acquaroli ha voluto proporre al territorio marchigiano, che in sostanza dà la possibilità alle aziende dei produttori di vino di far conoscere il proprio prodotto direttamente nelle vigne attraverso un sistema qualificato di accoglienza, attraverso la possibilità di somministrazione di piatti freddi, di poter anche offrire dei sistemi di visita dei luoghi e del territorio. Quindi è una legge che sta riscontrando una certa attenzione e sulla quale praticamente ci stiamo parecchio lavorando, insieme a chi? Insieme in modo particolare due consorzi che hanno diciamo gestito la parte organizzativa: consorzio dell'IMT Marchigiano Tutela Vini con il presidente Bernetti e il direttore Mazzoni, e l'Istituto di Tutela dei Vini Piceni con il presidente Savini e il direttore Falcioni. L'altro aspetto, e chiudo, che è un po' diciamo qualifica anche questa iniziativa, che il giorno dopo, la mattina, il lunedì, ci sarà la possibilità di far incontrare alcune di queste aziende con i buyers, ovvero con i diciamo compratori, quindi anche una parte operativa commerciale. Quindi se i primi due giorni sono diciamo di animazione del territorio e della possibilità soprattutto di far intervenire dall'Emilia Romagna, in modo particolare dalle Marche e da altre regioni, visitatori appassionati di vini e di birra, e per le aziende il lunedì è un momento, diciamo, invece un'occasione per poter poi chiudere anche diciamo degli affari e lavorarci e concentrarsi più sull'aspetto commerciale. Ora la parola al sindaco di Gabicce, che ospiterà questa manifestazione. Allora, intanto appunto ci aspetta un evento di vino, anzi di wine, come è stato collegato, una bella scelta, quindi apprezzo tantissimo. Ringrazio il presidente Acquaroli e l'assessore Antonini perché hanno voluto fortemente scegliere la nostra città, il nostro territorio, proprio a suggellare che siamo la porta nord delle Marche. Io ho sempre difeso, abbiamo sempre difeso la nostra marchigianità, al di là che siamo noi la parte terminale di Via Romagnola, ma su questo ho sempre cercato di far puntare, di essere i primi nelle Marche, no? Quindi siamo la porta nord ed è giusto far conoscere proprio dalla porta nord le eccellenze delle Marche. Abbiamo veramente tante eccellenze, no? I riconoscimenti, non sono io a doverlo dire, ma i riconoscimenti che hanno avuto i nostri vini marchigiani, birre, come diceva il professor Antonini, a livello nazionale e internazionale, sono sempre, ogni giorno sempre di più. Questo è stato poi anche appurato dall'ultimo Vinitaly di Verona, no? Che è la rassegna forse la più importante in Italia, forse la più importante d'Europa, dove i vini e i prodotti marchigiani sono sempre al top. E noi siamo veramente orgogliosi di ospitare questa rassegna. Naturalmente ringrazio Marco Bruschini, perché poi bisogna avere anche un'organizzazione efficiente per far sì che questa edizione, che la battezzerei l'edizione zero, direi che è l'edizione numero uno, ma come tutte le edizioni zero
è un banco di prova per tutti, per la regione, per noi soprattutto, per le Marche, e ci faremo trovare pronti. Quindi vi aspettiamo a Gavice, siamo contenti e orgogliosi di poter ospitare questa importante manifestazione che darà ancora di più risalto a livello nazionale e a livello internazionale alla nostra città e alla nostra meravigliosa regione. Grazie Sindaco, grazie Domenico. Dottor Boschieri. Sì, grazie in particolar modo al Sindaco che ci ha dato un supporto e anche un grande entusiasmo, questo è importante. Bisogna dire che questo marchio di wine, marchio di vini, è un marchio registrato del Presidente Acquaroli, perché l'ha voluto fortemente, se l'ha inventato, e quindi diamo atto che c'è stata questa spinta forte che insomma ci ha praticamente coinvolto in questa nuova avventura, in questa nuova sfida, e secondo me stiamo insomma centrando il bersaglio, perché Gabicce è una parte molto importante all'interno di un percorso di collaborazione che è stato fatto con i due consorzi che abbiamo iniziato a Verona col Vinitaly, dove c'è stata questa forte contaminazione tra vini e turismo, quindi uno stand che aveva una grossa promozione dal punto di vista del territorio. Poi siamo arrivati a Piazza di Siena, dove abbiamo insomma sventolato la bandiera delle Marche su un palcoscenico internazionale, quindi riconosciuto da tutti, e poi sbarchiamo nel nord delle Marche, quindi nella porta per eccellenza della parte nord delle Marche, incastonata dal San Bartolo, dove abbiamo fatto anche, possiamo spoilerare, uno spot con Mancini è stato particolarmente bello e particolarmente interessante, e poi abbiamo concluso la nostra giornata col Sindaco proprio a dare forza, a dare ancora più vigore a questo progetto che andremo a portare a termine il prossimo weekend. Quindi vini, birre e spirito delle Marche. Abbiamo un po' giocato su spiriti per dire che il vino, l'enogastronomia, le eccellenze, il territorio, l'agricoltura, oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Questo tipo di la grande importanza, il grande valore che ha comunque l'agricoltura anche per la difesa del territorio. Ieri lo dicevamo a Fano insieme al ministro Lollobrigida, nel momento in cui c'è il buon coltivatore che cura la terra, non ci sono le grandi sciagure legate ai cambiamenti climatici, ma c'è comunque rispetto del territorio, valorizzazione del territorio, risposta concreta e anche crescita dal punto di vista dell'economia e sviluppo dei territori. Quindi con questa logica e con questi principi arriva questa grande manifestazione, Marche Divine, 80 cantine, vini, birre, musica sul lungomare, con una grande collaborazione tra parte commerciale, tra parte diciamo così alberghiero ricettiva, e poi Mississippi, che è veramente la perla di Gabicce, questa splendida struttura che potrebbe tranquillamente stare a San Diego. Quindi io penso un po' alla nostra San Diego, diciamo, veramente una struttura pazzesca che sarà un po' il motore, no? Il quartier generale di questa iniziativa, dove faremo una cena la domenica con lo chef della Gioconda, quindi andremo sempre a pescare nel firmamento stellato, e quindi lo chef di Fabio ha fatto uno splendido menù con proprio prodotti del territorio, quindi pesce soprattutto, che sarà particolarmente insomma valido da questo punto di vista, anche per mettere in evidenza i vari abbinamenti dei vini. Vini che saranno presenti dal nord al sud, dall'est all'ovest, quindi mantenendo tutti gli equilibri e rispettando tutte le grandissime eccellenze di questo settore. Quello che mi piace sottolineare è che si sta andando avanti con forza con questa nuova squadra che si è creata, che ha tutti gli stessi obiettivi, è forte, è coesa, un grazie all'assessore Antonini, agli uffici dell'assessorato, per riuscire a dare un'immagine nuova della regione, un'immagine sempre più coesa, sempre pronta ogni singolo weekend a stupirci sempre di più. Sabato siamo stati a Castel Raimondo con l'Alta Moda, abbiamo portato l'Alta Moda nelle Marche con il gruppo
col gruppo Gattinoni, che è stata una grandissima soddisfazione. Tutti remiamo nella stessa parte, tutti siamo consapevoli che le Marche svolgono un ruolo da protagonista in tutti i settori e in tutte le eccellenze. Grazie al dottor Bruschini. Ora il direttore dell'Istituto Marchigiano Tutela Vini Mazzoni, che è anche un po' la storia, no? In tutto quello che è accaduto nell'ambito del vino, la crescita di un settore che è assolutamente strategico nella nostra regione. Quindi a lei la parola. Un flash, mi sono dimenticato, mi sono fatto una bella chiacchierata con Bernetti, che sta negli Stati Uniti, dove la figlia si è laureata e sta facendo promozione delle Marche negli States. Quindi ci saluta, cara viva, e viva la laurea. Esatto. E oggi si è fatta una bella mostra di auto americane d'epoca, mi ha mandato le foto, veramente bello. Bene, grazie per questo invito. Caro Presidente, dopo anni di buio siamo riusciti a venire fuori da questa situazione praticamente leggermente impantanata legata al fatto della divisione. Oggi più che mai la coesione sui vari discorsi. Se è vero che i consorsi sono sempre esistiti dal 2010 che facciamo queste cose, va dato atto a questo lavoro, che abbiamo sempre lavorato in modo coeso sul sistema, però questa coesione che prima era legata ad eventi spot che ognuno poteva fare, oggi c'è un coinvolgimento diretto della regione che chiama a rapporto tutti. Questa è una cosa nuova che prima assolutamente non c'è stata, assolutamente. L'abbiamo fatta con piacere, la facciamo con piacere, condividiamo questo percorso perché, cari amici, il futuro è nella terra. Non è sicuramente praticamente in altre situazioni, perché avete visto cosa è successo in questi ultimi 15 anni nelle Marche. Siamo orgogliosi di arrivare a Gabice, caro Presidente, nessuno avrebbe pensato mai di andare a Gabice, te lo dico aperto. Non mi è arrivato mai un messaggio di andare a Gabice, te lo posso assicurare con estrema franchezza. Io l'ho vissute tutte queste partite, tutte l'ho vissute. Abbiamo fatto un lavoro forte di coesione, abbiamo lavorato moltissimo sull'aggregazione. Non dimentichiamoci che i due consorsi rappresentano il 95% della produzione marchigiana. Voglio dire, il 95% è un numero importantissimo. Siamo l'unica regione in Italia che ha due consorsi che rappresentano tutti e non è una cosa da poco. E su questo discorso è stato fatto un lavoro costruttivo, che il consorzio non si occupa solo della promozione. La promozione è la prima fase di un lungo percorso, però di preparazione prima, perché se no, se non hai la vigna a posto, se non hai la tecnologia in cantina, se non hai le professionalità in cantina, se non conosci i mercati, la promozione non c'è. Allora adesso la ruota si è rigirata completamente, perciò oggi abbiamo sul territorio il 70% del vino che ha un'attività promozionale estera fortissima. È ovvio che questo 70% è in mano a 25-30 aziende, non di più, perché 30 aziende nelle Marche rappresentano il 70%. Giusta la tua scelta di coinvolgere piccoli, medi e grandi, che comunque sono soci dei consorsi, ma che non hanno la forza praticamente di piare l'aereo. Non fa prendere mai l'aereo a chi va in bicicletta, altrimenti viene fuori un casino. Perciò noi lo portiamo già a Gabice, già gli facciamo una grande piacere. Ho visto una risposta molto positiva e entusiasta del sistema. Sono convinto che non ci saranno solo i piccoli, ma ci saranno anche i grandi, ci saranno, perché comunque la forza del grande è di attirare la gente che assaggia anche delle particolarità e delle specificità di piccole aziende che sono straordinarie, se vogliamo, ma che non hanno la forza di poter uscire. Perciò questo passaggio è interessante, speriamo di continuare in questo rapporto molto coeso. Ringrazio Antonini anche perché dal punto di vista dei discorsi legati all'agricoltura, che è importantissimo. Noi abbiamo portato avanti insieme progetti sui vigneti, progetti della tecnologia della cantina, perciò sono tutti quanti misure 4.1, 4.2, PNS, che va a sviluppare tutte quante le situazioni, e in ogni caso dobbiamo mantenere questo
strutture che dobbiamo mantenere forti, perché quando c'hai due pilastri così, se anche c'è qualche zanzara che ci dà fastidio, è bene dimenticarla la zanzara, perché la zanzara comunque ce l'avremo sempre anche se non facciamo nulla, capito? Avremo la zanzara, perciò queste qui sono situazioni abbastanza chiare. Perciò noi ci saremo, siamo pronti, abbiamo preparato tutto quanto, sul menù metteremo i vini, i 20 vini marchigiani, il nome, tutti i nomi, perché tutti saranno presenti, caro Marco. La tua spinta è stata universale, perciò voglio dire, che dobbiamo fare? Aspettiamo Gabice per fare un altro festeggiamento come a Piazza di Siena. Piazza di Siena è stato il più grosso successo che io ho mai visto nelle Marche. Vi ringrazio. Grazie. Guarda, io innanzitutto ringrazio voi, come ho detto prima, per tutto il grande lavoro che avete svolto, perché se non c'erano i vigneti, se non c'erano le cantine, quindi gli imprenditori e i consorzi hanno avuto un ruolo fondamentale. Ora la sfida è una sfida enorme, no? Perché promuovere il vino per noi significa promuovere il territorio. E dietro, come dicevo prima, dietro ad ogni etichetta c'è una storia, c'è una tradizione, c'è un paesaggio, c'è un valore, c'è il sacrificio enorme di tantissime persone. E Gabice è per noi un altro biglietto da visita importante, posizionato proprio, come diceva bene Domenico, alla fine la Riviera Romagnola è la porta d'ingresso alle Marche. Lì si incrociano due tradizioni, due storie, e è giusto esaltare questo angolo straordinario di Marche, che è un biglietto da visita che deve inorgoglirci, e credo che possa essere il palcoscenico più bello e anche più suggestivo, dove tradizioni e culture diverse si incontrano, ma dove a mio avviso le Marche possono esprimere il massimo del proprio potenziale sotto tutti i punti di vista. Quindi veramente grazie innanzitutto per aver lavorato a questa manifestazione Marche di Wine, grazie per averci creduto. Ora mettiamocela tutta, perché manca una settimana. Devo dire che il contesto nel quale abbiamo deciso di confermare questa manifestazione non è stato un contesto facile, perché gli eventi calamitosi, drammatici, che si sono proprio concentrati a cavallo tra Romagna e Marche, nella Romagna e anche in quel insomma fazzoletto di Regione Marche, hanno sicuramente non hanno dato la spinta, diciamo, emotiva e suggestiva che avrebbe invece sicuramente fatto comodo. Ma questo non ci deve impaurire. Speriamo che il tempo, il 10 e l'11 di... Ho l'app già predisposta. possa essere un tempo noi favorevole, ma... Poi Mazzoni non mi viene più a capire. Siamo pronti. Io colgo l'occasione per dire una cosa, no? Che a cui tengo. Le nostre spiagge sono partite alla grande, i nostri alberghi stanno diciamo già in una posizione, soprattutto sul mare, di presenze... tutto pieno, quindi ecco, è il messaggio anche che va dato. Lo dicevo ieri a Fano in un'intervista dove si parlava un po' delle calamità. La nostra regione per fortuna è stata toccata marginalmente, non ha problemi di natura strutturale, quindi le spiagge come gli alberghi, come le città, sono completamente fruibili. È giusto ribadirlo, chiarirlo, perché invece nell'immediatezza degli eventi di due settimane fa, diciamo che per le prenotazioni c'era stato un attimo di sospensione. Quindi ribadiamo che ad oggi la nostra regione non ha alcun tipo di problema, è in grado di garantire tutti i servizi e insomma, e per fortuna è stata toccata veramente in maniera minima rispetto a quello che abbiamo visto in Emilia Romagna. Grazie, se ci sono domande diteci voi. Altrimenti vi aspettiamo a degustare, esatto, i nostri uomini. Al Mississippi. Quello sì, come me. Sono appena arrivato, per me non so neanche... Tu non l'hai degustato. Ancora non l'ho degustato, domani quando li chiama capisce. Va bene, allora se non ci sono domande noi possiamo... sciogliere foto. Beh, esatto, il logo, sì. Diciamo la foto, sembra che tira